Ciao a tutti ragazzi, bella a tutte le ragazze. Allora, piccola premessa, devo scusarmi per la live di ieri sera, che spero l'abbiano vista meno persone possibili, perché è stata veramente imbarazzante. Non voglio riparlarne, può capitare a tutti, dai regà, e capita, sai, di alzare un po' il gomito. Quello che non doveva capitare era che mi mettessi in live, però, sai, nell'euforia ci poteva stare. Ha bevuto stasera, signore? No, agente, giusto un bicchiere di cena durante il vino. Ok, vuole scendere dall'auto e camminare in linea retta, per favore? Ok, vada piano, ci sono un sacco di squinternati in giro stanotte. E a tal proposito, volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti apposta da varie parti dell'Italia per conoscermi di persona, anche se non era raduno ufficiale, che sarà il 27 d'agosto, poi creerò la pagina e vi linkerò le pagine sotto ogni video, e li ringrazio perché mi hanno fatto divertire tantissimo e sono felice di aver visto che si sono divertiti anche loro, ci siamo conosciuti, abbiamo già iniziato a pianificare come sarà il prossimo raduno, quindi siamo andati alla ricerca di posti, eccetera, eccetera, e vabbè, quindi ci siamo sbronzati come delle mucche tibetane, e quindi vabbè, poi è nata quella live e tutto il resto, ma non preoccupatevi, non vedrete più cose del genere sul mio canale. E a questo punto, dopo aver mandato un abbraccio a tutti, a Roberto, ai ragazzi dell'Emilia, al ragazzo che gli dicevo che era marocchino, lui mi diceva che non è vero che era marocchino, a Coso, all'altro Coso che non mi ricordo i nomi, dopo un abbraccio a tutti, un abbraccio anche a Claudia, e un bacio sincero, anche se non so se vedrà questo video, ma mi piacerebbe scoprire se l'ha visto o no, magari. Puoi portare i tuoi piedini a casa mia stasera, perché ho tanta altra roba da bere e vorrei controllarmi, non vorrei bermela da sola e sbronzarmi. E dopo tutte queste premesse, regà, come sempre, vai con la sigla. Allora ragazzi, io parlerò a nome della mia generazione, cioè la generazione con cui chi è cresciuta con Dragon Ball. Ora, io mi rendo conto che in realtà tutti siamo un po' cresciuti con Dragon Ball perché fino a un paio d'anni fa hanno continuato a darlo per 10-15 anni ininterrottamente su Italia 1, sempre alla solita ora. Quindi siamo un po' tutti cresciuti con Dragon Ball, però diciamo io sono stato nell'era che proprio ha visto diventare famoso Dragon Ball Z, la collezione di action figure, i primi film di Dragon Ball Z al cinema. Ho visto l'uscita del GT in videocassetta, le collezioni, perché all'epoca c'erano le videocassette e uscivano con la De Agostini, e quindi io, come tutti gli altri ragazzi, avevamo la collezione completa che io ho ancora, tra l'altro, di Dragon Ball GT e di Dragon Ball Z. Ho visto quindi Dragon Ball diventare famoso. Comunque anche voi l'avete visto da piccoli, quindi non ho dubbi che anche voi lo conosciate. Siamo della generazione dei video Linkin Park più Dragon Ball Z. Proprio un classicone. La generazione dei video tipo Stereo Saiyan 3D. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal state. This is a Super Saiyan. And this. Cioè, tutte queste figate, che mi ricordo proprio ancora quando i video di YouTube, sai, perché su YouTube non c'erano gli YouTuber, ma c'erano video caricati da delle persone, c'era Dragon Ball e i montaggi di Dragon Ball con appunto le varie canzoni tipo dei Three Days Grace, dei Linkin Park, di un sacco di gruppi, che rendevano celebre ancora di più Dragon Ball e univano un po' tutti noi, sotto il segno di Dragon Ball. Bene, Dragon Ball dopo 20 anni di inattività ha deciso di uscire con una nuova serie di nome Dragon Ball Super. Beh, esce Dragon Ball Super e fenomeno. Ovviamente tutti, anche chi non è ormai più, magari non ha più l'età per seguirsi in realtà un anime intero, ha dato un'occhiata a Dragon Ball Super perché, ripeto, tutti noi siamo figli di Dragon Ball e quindi tutti hanno visto almeno un paio di puntate di Dragon Ball Super. Io però devo dire che già quando annunciarono Dragon Ball Super e il fatto che Toriyama, il vero autore che non ha lavorato a GT, ma ha lavorato a questo,
sarebbe appunto stato integrante nel progetto e addirittura avrebbe dichiarato che questa era la vera nuova serie di Dragon Ball, al contrario del GT, che a questo punto diventa una sorta di fanserie, anche se non è stata fatta dai fan. Quando è uscito questo nuovo Dragon Ball con queste dichiarazioni, io sono stato uno dei pochi che ha pensato: che cagata, Toriyama, sei vecchio. Cioè, ormai non c'è neanche più la testa per fare queste cose, lascia stare. Ok, uno potrebbe dire: ma come ti permetti? Guarda Miyazaki, guarda Oda, guarda tutti quelli che continuano da 30-40 anni a produrre anime, manga e quant'altro. Lui è tornato perché lui è tornato per i soldi. È tornato non solo per i soldi, ma per l'incessante, stressante richiesta di continuare Dragon Ball. Ogni volta che questo ometto usciva di casa, non è una battuta, e beccava un fan di Dragon Ball, si sentiva dire: quando esce una nuova serie, perché non continui Dragon Ball? Pensava che, giustamente, dopo un po' Dragon Ball finisse anche nel cuore delle persone, invece Dragon Ball è diventato un brand, un po' come i Pokémon, un merchandising così ampio, così infinito, che la gente ha sempre avuto questa richiesta. Lui, neanche con voglia di farlo, e questo è importante da sottolineare, ha assecondato, prendendo una barca di soldi che voi non potete neanche immaginare. Quindi, sotto un enorme contratto e stipendio, è arrivato con stress, e questo si vede nell'opera, ad assecondare tutti quei fan che richiedevano una nuova serie. Lo fa in qualità di character design e fa un lavoro che è terribile. オラ悟空、時飛ばし破れたりって格好つけてみたんだけど、さすが第六宇宙最強、人の本気はオラの予想を超えてやがる。Andiamo a vedere Dragon Ball Super. La storia, la prima cosa, se uno deve fare una recensione, è la storia, no? Ora, già so che vi ho fatto un po' incazzare per le dichiarazioni di su Toriyama, ma ragazzi, sono vere, le ha dette lui stesse, quindi carta canta, non me le sta inventando. Andiamo a vedere la storia. La prima cosa che vedi di un'opera è la storia. Storia, arco dopo Majin Buu, era ovvio, finito lo Z, inizia la nuova serie. Storia che inizia con l'arrivo di questo dio della guerra. Questo era il primo problema che doveva porsi un autore dopo la serie di Majin Buu. Dragon Ball è sempre stata una serie del personaggio più forte dell'altro. È un po' come dire: prima ho appunto un'onda energetica che distrugge una montagna, e dopo 2 anni quell'onda energetica, siccome tutti diventano più forti, deve distruggere almeno tutta una collina montuosa. Dopo 3 anni la mia onda energetica deve distruggere metà Terra, dopo 10 anni un universo. Questo è il concetto che è sempre ruotato alla base di Dragon Ball, purtroppo molto banale. Ci sono serie, al contrario di Dragon Ball, tipo Naruto e One Piece, anche se poi Naruto è rischiato di diventare, ed è un po' diventato banale come Dragon Ball, dove il potere è equilibrato e bilanciato, e non da subito ti vengono mostrati appunto i personaggi più forti. Faccio un esempio su tutti: Shanks in One Piece. È dalla prima puntata che sai che lui è enormemente più forte di Luffy, ma prima di vedere la vera potenza di uno Shanks, ne passano di capitoli e di puntate, e i nemici che affronta Luffy, Luffy, chiamatelo come volete, basta che non me lo chiamate Rubber, nel corso delle puntate sono comunque meno forti di Shanks e di altri personaggi. Ecco, secondo me un anime è ben equilibrato quando succede questo. Invece in Dragon Ball è sempre stato così: se tu prendi le saghe, le tagli l'una dall'altra, sempre si arriva al personaggio protagonista che diventa il più forte, il nemico che in quel momento è il più forte di tutti, e tutti i personaggi attorno al protagonista sono meno forti del protagonista. Questo si fa sentire in Super, e si fa sentire con il concetto più stupido che abbia mai sentito del dobbiamo trovare il nemico che a questo punto deve essere un dio, perché volente o nolente, chi abbiamo creato l'essere perfetto, abbiamo creato l'essere demoniaco che aveva sfidato gli dèi, e a questo punto mettiamoci un dio. Questo si fa sentire come una banalità incredibile. Questo diventa ridicolo. Però si salva l'antagonista, Beerus, perché perlomeno è stato caratterizzato bene. A livello caratteriale è un nemico particolare, simpatico, non un vero nemico, quanto più gli hanno messo addosso questo aspetto, questo modo di fare di un dio, perché lui non è né cattivo né buono. Lui bilancia, in un certo senso, il ki dell'universo. Certo, prendendo la parte distruttiva, è stato infatti ispirato ad Ade, per intenderci. Character design di Beerus a me l'ho trovato obbrobrioso, vomitevole. Akira Toriyama si è ispirato a un suo gatto, a un suo cane. Non mi fa impazzire. No.
Cioè, preferivo Majin Buu, preferivo Cell, preferivo Freezer. Non lo so, lo trovo buffo. Ispirato anche a Nubi, il dio cane. Dio schifoso cane, dio schifoso cane. Porco dio, che il mona, grande brivo di apertali. Porco dio, questo telefono, porco dio. E la storia, poi non voglio spoilerare perché non mi sembra corretto, diciamo, poi si inseriscono anche personaggi al limite del ridicolo, come Black Goku. Guardate, io quando vedevo Dragon Ball Z ero piccolo, avevo 8 anni, già ero abbastanza 8, 9, 10 anni, 11, vabbè, ci sono cresciuto. Già pensavo, ti prego, fa che nessuno arrivi a toccare il fondo del protagonista che affronta se stesso, che ormai è diventato così forte che l'unico che può bilanciarlo è se stesso in versione malvagia, una roba di questo genere. Non è proprio così, però il concetto è esattamente quello. Un Goku di un futuro alternativo che arriva e affronta Goku. Regà, queste sono cose che neanche negli episodi dei Digimon. È una banalità che veramente dovrebbe imbarazzare. È imbarazzante, la storia è imbarazzante. Con dei punti simpatici, come il ritorno di Trunks dal futuro, quello gliela do buona. Trunks dal futuro era un personaggio che piaceva a un sacco di persone, a me compreso. Sparito e non ritornato nella saga di Majin Buu. Qui si vede un autore. Non lo faccio tornare nella prossima saga. E lo vengo a ritirare fuori dopo tante puntate. Allora lì la cosa mi piace. Altre cose fanno acqua da tutte le parti. Ora, non solo fanno acqua perché sono ridicole, ma perché diventano incongruenti. Toriyama è sempre stato criticato nel mondo di Dragon Ball per essere un creatore distratto e quindi creare dei no sense all'interno della storia, degli sbilanciamenti che a un occhio attento, a una persona attenta, li trova ridicoli, pressoché assurdi. Faccio un esempio: Vegeta si trasforma in Super Saiyan 2 contro Beerus. E stranamente, siccome è arrabbiato, quindi con la giustificazione più brutta del mondo, vabbè, perché è arrabbiato, tira fuori questo potere e a detta di Beerus, questo Vegeta, in quella forma, è più forte di Goku Super Saiyan 3. Questo non è stato previsto dall'autore, non ci ha neanche pensato un attimo. Poi si è giustificato dicendo che in quel momento Vegeta aveva raggiunto uno stadio che in realtà non era veramente un Super Saiyan 2, ma aveva un potere che poteva aver superato quello di Goku del Super Saiyan 3 perché nel frattempo Goku non si era allenato e quindi il Super Saiyan 3 di Goku non era così forte. Cioè, regà, le cazzate. Anche perché quando lui l'ha fatto, lui l'ha disegnato e impostato come un Super Saiyan 2 con una trasformazione di Super Saiyan 2. All'occhio di un fan di Dragon Ball, questo è ridicolo. È ridicolo perché, proprio per definizione, un Super Saiyan 3 è più forte di un Super Saiyan 2. Almeno a livello che avevamo visto di Vegeta Super Saiyan 2, perché l'avevamo già visto, sapevamo che Goku Super Saiyan 3 era più forte. E la scusa del ma non si è allenato abbastanza, che ritorna in Dragon Ball, è una scusa stupida perché a questo punto io troverei più sensato che mancando l'allenamento non riesci più a raggiungere quella trasformazione. Lì avrebbe un senso. Ma nel momento in cui tu raggiungi quella trasformazione, quindi ti trasformi, hai il potere e i connotati, l'attacco, la forza di quella trasformazione. Ma questi sono sempre stati buchi. Nella storia di Dragon Ball ci sono sempre stati. Cioè, infatti, se voi andate a vedere nei forum, la gente si scanna perché, ma non è possibile che sia successo questo, ma sta cosa non ha senso ed è pieno di insensatezze. La storia quindi è stata strutturata in modo ancora più approssimativo di come era stata strutturata nello Z. E poi due cose saltano all'occhio, e non possono non saltare all'occhio, che sono i disegni e le animazioni. Oddio! Madonna ragazzi, fa schifo! E Lizzo! Ho avuto modo di constatare, di vedere, Madonna, un unto imparagonabile, un prodotto così di merda, era veramente tanto che non lo vedevo. Ragazzi, disegni e animazioni sono incommentabili. Però ve li. Allora, io vi potrei dire sono brutti perché la gente ci ha fatto le risate. Regà, voi non sapete che quando è uscito l'episodio 5 di Dragon Ball Super c'erano dei disegni così brutti che è scoppiato un caso nel mondo, a tal punto che i creatori hanno dovuto ridisegnare la puntata, per quanto
fosse diventato ampio l'imbarazzo dei fan, di tutti quelli che hanno visto Dragon Ball Super. Cioè, disegni che un bambino alle elementari saprebbe fare meglio, probabilmente. Ma le cose non sono migliorate. L'animazione, il disegno digitale è terrificante. Scordatevi le espressioni da guerra, i tratti, a volte quel semplice tratto, quel chiaroscuro che dava una potenza anche fisica virile ai personaggi. I personaggi sembrano degli appiccichicci. Sapete quei cosi che appiccicavi sul frigorifero? Sembrano i disegni che c'erano negli Happy Meal, quando negli Happy Meal facevano uscire i personaggi di Dragon Ball. Uguali. Sembrano dei disegni per un pubblico di 4-5 anni, neanche di 8-9, per cui non vi dice, ma Dragon Ball è sempre stato... No! Sono disegni terrificanti, proprio per bambini, di un piattume, di un vuoto, non comunicano assolutamente niente. L'animazione è tra le peggiori mai viste. I combattimenti sono brutti. Brutti, niente a che vedere con i combattimenti di Dragon Ball Z, né come tempo, né come incredibilità di quello che succede. Toglietevi anche questo dalla testa, non c'è più in Dragon Ball Super quello che c'era nello Z, in cui un combattimento va avanti per 40 puntate e in 40 puntate nel combattimento succede di tutto. No, praticamente non succede. Praticamente no. I combattimenti sono affrontati in modo molto approssimativo, in modo alquanto ridicolo e stereotipato. Per esempio, quello che appunto è enormemente più forte tira un pugno, basta con sta scena riciclata. Regà, basta, l'abbiamo vista ormai da 40 anni. Tira il pugno e l'altro e vola dall'altra parte e il suo corpo trafigge la montagna. E rimane lì senza vita, così, con le pupille di fuori. Basta! Guardate, combattimenti ma proprio stupidi, brutti da vedere, brutti da seguire. E le animazioni fanno schifo, le animazioni delle trasformazioni sono terrificanti. Bruttissime, si salvavano ancora delle animazioni, dei disegni del film da cui poi è stato tratto l'inizio di Dragon Ball Super, ma in Dragon Ball Super è osceno, livello di disegni e animazioni rasenta allo sceno, è qualcosa di incredibile e mi stupisco di come uno come Toriyama non abbia in qualche modo voluto opporsi. Non è che se fai animazione digitale automaticamente quello che viene fuori è brutto. Perché non è assolutamente vero. Ci sono un sacco di... Volete dei nomi di anime fatti in digitale che però hanno una grafica pazzesca, incredibile? Io penso a Soul Eater. Soul Eater, animazione pura digitale, pure nei caratteri, in come erano disegnati i personaggi, in certi sfondi, ambientazioni, in certi tratti. Incredibile il disegno di Soul Eater. E anche i combattimenti di Soul Eater. Pur non essendo... Perché ovviamente il digitale non può darti, a meno che non lavori alla Pixar e ci metti 40 anni per fare un film, ma comunque non può darti quella cosa che ti dà l'animazione non in digitale. Questo ok, ovvio, come giustamente c'è ancora gente che preferisce gli fondali degli Aristogatti rispetto ai fondali della Disney degli ultimi 20 anni. È normale, il digitale per forza non avrà mai il tratto della penna e non avrà mai quella bellezza e quel fascino di uno che disegna a mano, ok? Però animazione digitale a così bassi livelli? No, è ridicolo. Maria, io esco. E poi vediamo i power up, perché Dragon Ball ci piaceva per quelli che si chiamano power up, le trasformazioni. In Dragon Ball sono sempre stati bene o male trasformazioni. Torna persino il Kaioken, questa è una cosa che può far contenti gli appassionati. Regà, il Super Saiyan God è la cosa più brutta mai vista in Dragon Ball. Dopo la fierezza del Super Saiyan di terzo livello, dopo la bellissima fusione che era Vegetto, Vegeku, che dir si voglia, dopo quello che abbiamo visto in fine dello Z, ci arriva un Super Saiyan dai capelli rosa, perché non sono rossi. Sono rossi quando sprigiona l'aura, ma il colore è un purple, è un violaceo rosa, eh. Quindi, con dei tratti dolci di Goku, che sembra un po' più giovane, in realtà, di una bruttezza, raga, che non ha niente che ti colpisca. È come se tu avessi preso una foto di Goku, ok, sai, un disegno di Goku preso dall'anime, normale, in forma normale, l'avessi passato
tipo su Instagram gli avessi messo un filtro di colore e gli fossero venuti sti capelli. Orribile, che poi diventano pure azzurri. Il ridicolo è la mancanza di voglia di strutturare invece in modo più fiero quello che dovrebbe essere Dio dei Super Saiyan. Cazzo, Dragon Ball ci ha insegnato che la potenza si deve raffigurare, devono esplodere le vene, deve esserci la cattiveria, deve diventare qualcosa di più. Non mi puoi fare Goku versione bimbo, minchia, un truzzo! Regà, Goku con i capelli così è uguale ai truzzi che andavano al Pervert Gold nel 2006. Andatevi a vedere le foto, uguale quando c'erano le truzzine, le pervertine, coi capelli viola, uguale a Goku, cioè non si può vedere. Salve a tutti, sono qui per spiegarvi perché noi ragazzi diventiamo truzzi. Io sono Susie, una ragazza truzza appunto. E regà, internet è pieno di fan art disegnate da persone normali, da fan, non da Toriyama, che hanno provato a reinventare il Super Saiyan God 100 volte più belle. Ma poi Toriyama, ma quanto sei ritardato! Te si vede che proprio veramente ti sei rotolato negli Uramaki. Te la testa te la sei fottuta nella salsa di soia. C'erano dei concept bellissimi quando avevano inventato quella fanfiction che era Dragon Ball AF. C'erano dei concept stra belli di Goku versione Super Saiyan 5 che erano incredibili. Ma disegnati bene, cioè nel corso degli anni. Non è che dici, ma cose proprio da prendere e rifare. Invece, non so come. Ma io non riesco veramente a capire come sia uscita una porcata del genere. E Dragon Ball Super pecca prima di tutto di questo: di fierezza nei personaggi e nelle trasformazioni che rasentano il bambino lì. Ma non il bambino maschio, la bambina! Ci mancava che a Goku mettessero il fondotinta il rossettino e le ciglia finte. Regà, non si può vedere. Io, prima di chiudere, aprirei anche un piccolo capitolo. E ci sta, perché no? Sul doppiaggio. Ora, voi avete sempre detto che io per primo ho fatto un video sugli anime in cui ho sempre detto che se voi guardavate gli anime in italiano eravate dei ritardati nel 98% dei casi. Perché nel 98% dei casi le voci originali sono più belle. Vegeta in giapponese. Madonna che brutto. Scordatevi la voce del doppiatore italiano, tra l'altro famosissimo, che ha fatto Vegeta, che era la voce perfetta. Voi ci siete cresciuti con quella voce, Vegeta aveva tutto in quella voce. Quell'arroganza affascinante in giapponese, io non lo posso ascoltare. Goku sì, ancora lo tollero. Ci sono personaggi che tollero, oppure non noto grandi differenze, come la voce di Majin Buu, ma anche un Mr. Satan, ma anche un Gohan non mi danno fastidio in giapponese, anzi magari. Per certi versi potrei apprezzarli di più. Vegeta è inascoltabile. Ora voi mi direte, vabbè, Ned, ma quella non è una colpa. Se quello è il doppiatore di Vegeta, va bene. Però io non so se sia lo stesso doppiatore giapponese che doppiava Vegeta ai tempi di Dragon Ball Z. Fatto sta che Vegeta ha perso l'80% del fascino in questa serie solo ascoltando la sua voce. In conclusione, Dragon Ball Super rispecchia quello che doveva essere. Un'opera fatta solo per i soldi. Un'opera in cui non c'è stato messo cuore, non c'è stata messa passione, non c'è stata messa voglia, non c'è stata messa niente che lo caratterizzasse e lo rendesse incredibile e indimenticabile. È stata un'opera quasi celebrativa. E io metterei Dragon Ball Super ai pari del film su Bardock, che se non l'avete visto andatevelo a recuperare. Che è una delle cose più brutte che abbiamo mai visto dell'universo di Dragon Ball. Ce lo potevano risparmiare? Sì, perché sinceramente, per tutti quelli che sì, ma così vediamo, continuano le avventure di Goku e i suoi amici ed è una cosa bellissima. Non sono d'accordo. A volte, sai qual è la cosa più bella? Lo diceva un grande regista, anche grandi sportivi. È bello lasciare le cose nel momento più alto, in modo che poi niente ci rovini quel ricordo. Ed è il motivo per cui tanti sportivi si ritirano all'apice della loro carriera, come anche tanti attori, come tanti registi. Dopo che hai creato il capolavoro, te ne vai. Perché
Perché se non sei sicuro che quello che fai dopo sia all'altezza, non farlo perché rovini tutto quello che hai fatto prima. Toriyama è riuscito. Ed è la verità, è triste. La gente adesso si arrabbierà, però la verità ha rovinato Dragon Ball Z, creando Dragon Ball Super. Ora, vi può piacere? Perché è guardabile. Non ho detto, è guardabile, altamente guardabile. Ma è anche molto più fluido. Forse per molti è più guardabile perché è molto più veloce, più fluido. Però se uno ha in mente cos'era Dragon Ball, sia il primo, cazzo, che era una gran saga, che lo Z, rimarrete veramente delusi da Dragon Ball Super. Con questo video detto tutto, ci vediamo al prossimo live che sarà forse domani sera, mi piacerebbe un martedì sera, comunque sarà prestissimo, sarà con voi e inizierò a darvi le informazioni sul prossimo raduno. Dal vostro Bloody Moon Sky è tutto, un bacio e grazie anche per i 30.000 iscritti.